Utiotto è nato e può tornare a essere un quartiere d'eccellenza, con belle case, enormi spazi verdi, impianti sportivi, però non è più accettabile che per altri anni, per l'incuria del comune, spazi come l'ex mercato comunale diventino bivacco per ladri, spacciatori, tossici. La violenza sessuale delle ultime ore è stato l'apice di questo degrado. Ci sono da anni più di un progetto di recupero di questo spazio, sarà una nostra priorità col nuovo consiglio comunale, perché ripeto, se uno si fa due passi in questo quartiere, io per arrivare qua ho visto un immigrato che si stava facendo la doccia nella fontanella davanti alla chiesa. Ma qua ci sono bottigliette di crack in giro. E al di là di tutto, però, bloccare spacciatori e sfruttatori è una priorità, quindi già oggi scrivo in prefettura perché ci sia un controllo, quantomeno per rimettere a posto le cancellate e le catene che costano 50 euro. Poi sul recupero, per me questo può essere uno spazio ricreativo, sociale o commerciale al servizio del quartiere.